Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Vi salutiamo da questo meraviglioso panorama. Siamo in un posto dell'isola che sembra una cartolina oggi e abbiamo deciso di staccare un po' perché siamo estremamente immersi tra coaching, bootcamp, ci sono delle persone che stanno lavorando su di sé qui con noi attraverso un ritiro di un mese, abbiamo tanta roba in questo periodo. Il servizio ci chiama e nello stesso tempo è davvero molto importante ricordarci quanto dobbiamo dedicare anche del tempo a noi stessi, perché comunque quando diamo la nostra energia è sempre importante poi far sì che possa tornare in qualche modo, quindi l'importanza del tempo per noi è davvero fondamentale. Questo è un primo semino che vi voglio mettere in questo video, perché sicuramente anche tu che stai guardando questo video ti renderai conto che a volte dai la priorità a ciò che devi fare, a ciò che è importante fare, agli altri, e dimentichi quanto è importante invece dare valore a te, dare valore al tuo tempo e a te stesso. Esatto, anche perché più dai tempo a te stesso, più ti ricarichi, riprendi la tua energia, e così hai più energia da dare agli altri, perché il servizio agli altri è una cosa fondamentale nella vita di tutti. Tutto ciò che facciamo in realtà è per noi, ma soprattutto per gli altri. Qualsiasi cosa le persone facciano, che sia per lavoro, che sia altro, lo si fa per se stessi e per gli altri, e soprattutto quando si lavora con altre persone, si dà qualcosa agli altri, si prende anche energeticamente qualcosa, e quindi il passare del tempo con se stessi, il nutrire le proprie passioni, le proprie voglie, fa anche un po' da detergente, ci si pulisce un po', ci si purifica un po', e questo è molto importante soprattutto per chi fa un lavoro come noi, lavora con le energie, il purificarsi poi si riparte meglio. Un altro grande purificatore è l'acqua. Qui abbiamo il dono di avere l'oceano e proprio un nostro amico che collabora con l'energia l'altro giorno mi ha dato qualche consiglio su come purificarsi dopo il lavoro su di sé che viene dato agli altri. E il bagnarsi con l'acqua, il lavare le mani fino ad arrivare ai gomiti, il bagnarsi i piedi fino alle caviglie aiuta molto proprio a purificarsi. O quando si assorbono delle energie particolarmente pesanti, il farsi una doccia fredda, magari facendo una sorta di scrub con il sale, aiuta molto a levare le tossine, a purificarsi. Un altro consiglio che posso dare a noi donne è quello di legarsi i capelli. Perché, scusate, ci sono un po' di barche, di pescatori che vanno e vengono. E ecco, noi donne assorbiamo tutta l'energia attraverso i nostri capelli. I nostri capelli, lo dicevano anche gli indiani d'America, sono come delle antennine. E quindi se noi stiamo in un ambiente con dell'energia pesante o con delle persone energeticamente pesanti e abbiamo i capelli sciolti, assorbiamo tutto, poi magari ce ne andiamo via di lì che abbiamo mal di testa o siamo appesantiti, e te credo. Dobbiamo legarci i capelli, questo aiuta tanto. Lo notavo quando stavo in Italia, che sull'autobus istantaneamente mi legavo i capelli per salvaguardare un po' la mia energia. Questo perché, questo non solo per chi fa da un servizio come il nostro, cioè lavorare su di sé, aiutare gli altri a evolvere, ma anche chi lavora negli ospedali, chi lavora con il curare le persone, ma anche chi lavora in un ufficio dove c'è una certa energia pesante, una certa tensione. Lo schermarsi, anche il rivolgersi a un'energia superiore e dire proteggimi, creami un'energia di protezione, perché non so se avete mai capitato che entrate in un ambiente che può essere quello di lavoro e ci si esce che si è inspiegabilmente nervosi, no? Anche se non c'è qualcosa che è successo in particolare, però si avverte un certo nervosismo, una certa tensione. Beh, quella tensione non deriva da te, ma dalle energie che hai assorbito in quel luogo in cui sei stato, soprattutto il luogo di lavoro dove c'è tanta tensione, c'è tanto ego intorno. Quindi queste piccole cose, parlare all'energia superiore, che qualcuno può essere gli angeli, un maestro, un santo piuttosto che un altro, una religione, una tradizione, semplicemente dire proteggimi con questa energia. Questo in realtà è molto potente, soprattutto se voi ci credete, se la vostra intenzione è pura.
E un'altra parola chiave è la presenza, quindi entrare in un luogo, essere con le persone ed essere presente. La tua presenza è già una schermatura di per sé, perché molto spesso permetti a quelle energie di invaderti, di risucchiarti, proprio nel momento in cui non sei presente, non ci sei, e allora i cancelli dei tuoi corpi sottili sono aperti e tutto entra. Ma se tu sei presente, sei centrato, è un po' come se indossassi un'armatura, e questa armatura crea uno scudo automatico di protezione, riesci ad essere il testimone, riesci ad essere l'osservatore, e allora quell'energia arriva, ma tu la scruti, la osservi ancora prima che possa toccarti. E un'altra cosa che insegnava il maestro Paramahansa Yogananda è agire consapevoli che state agendo in nome del divino, in nome di Dio, in nome della madre cosmica, potete chiamarla come volete. Quindi, ecco, agire con la consapevolezza che non state agendo per voi, per i vostri scopi, per gli scopi del vostro ego, solo per salvare quella singola persona, ma state agendo per qualcosa di immensamente più grande. Siete in qualche modo il testimone di qualcosa di molto più grande di voi, siete l'aiutante di qualcosa di molto più grande di voi. Allora a quel punto agite, come diceva anche il nostro Gesù nella religione cristiana, in nome di Dio. Esatto. E allora a quel punto non è più il tuo potere che deve in qualche modo schermarsi, ma c'è già qualcosa di molto più grande che ti sta schermando, che ti sta proteggendo. Di fatto ogni dono che abbiamo, ogni talento, non è in realtà nostro. Se io sono molto bravo, se io ho una mente molto efficace, sono molto intelligente, in realtà questo dono non viene da me. Sebbene posso aver allenato, questo dono viene da qualcosa di più grande di me. Gesù davanti a Ponzio Pilato che gli dice: ma perché non mi rispondi? Lo sai che io ho il potere di crocifiggerti o di farti vivere? E Gesù gli risponde: quale potere è se non ti venisse dato da qualcuno più in alto di te? Quindi qualsiasi talento ne abbiamo, lo dobbiamo a chi ci ha creato, no? E quindi mettiamolo al servizio di questa energia più grande, semplicemente essendo uno strumento, e vedrete quali benefici avvengono nella vostra vita. E ultimo consiglio, ultimo ma non ultimo, è ricordarsi il mio presupposto preferito, cioè che nulla accade per caso. Quindi se attiro una certa persona, una certa situazione, un certo luogo, determinate dinamiche che ci risucchiano energia, non sono mai a caso. E quindi devono farci vedere ancora delle cose, o magari devono metterci alla prova, devono mettere alla prova la nostra centratura, il nostro potere, devono mettere alla prova anche la nostra capacità di dare priorità a ciò che è davvero importante per noi. Quindi cerchiamo di non agire da vittime, ma di agire nell'ottica del nulla accade per caso. Questa persona mi è arrivata, sono io che posso scegliere se continuare ad attrarre questo oppure iniziare ad attrarre qualcosa di diverso. E a volte attraiamo caos, persone negative, eccetera, perché inconsciamente ci siamo anche un po' rassegnate ad attrarre questo. Invece l'abbiamo anche notato noi seguendo le persone, nel momento in cui iniziamo ad essere chiari su quello che vogliamo, cioè vogliamo determinate persone che sono determinate a mettersi in gioco in questo modo, che vogliono fare questo, eccetera, l'universo ti inizia a incanalare in quella direzione, ti inizia a fare attrarre quella tipologia di persone. Poi magari in una piccola percentuale arrivano anche ancora a vibrazioni basse, ma più sai il tipo di servizio che vuoi dare, più attiri anche ciò che ti serve di conseguenza. Quindi iniziate a chiedervi: che cosa voglio davvero? Che tipo di persone voglio aiutare davvero? In che modo davvero voglio dare il mio contributo? E vedrete che inizierete ad attrarre proprio quello che state chiedendo. Vi mandiamo un abbraccio da questo meraviglioso panorama, ve lo facciamo vedere ancora un po'. E sapete che qui in Thailandia organizziamo dei ritiri, abbiamo deciso che ne organizzeremo due all'anno, li metteremo fissi a breve
nel nostro nuovo sito che pubblicheremo a breve metteremo tante novità, tra cui la nostra accademia che faremo online, le nostre... Che ricomincerà proprio a giugno. Un nuovo anno. Quindi. Sì, le iscrizioni sono già aperte in realtà e a giugno partirà ufficialmente, quindi a giugno poi richiuderemo le porte. Esatto, se qualcuno potrebbe essere già interessato, già conosce Accademia per altri video di cui ne abbiamo parlato, scrivere comunque nella mail e noi vi spieghiamo tutto come funziona. Esatto, mentre a breve pubblicheremo il nostro nuovo sito, quindi poi troverete tutto aggiornato. Vi mandiamo un grande abbraccio di luce, illuminate il mondo e ricordatevi di dedicare del tempo a voi stessi e alla vostra energia. Namaste. Ciao. Ciao.